are strangers passing on the street. It's all in your mind, the way you... Ciao a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Manuela Cioni e questo è il primo appuntamento di Blogos legato al mondo della scuola e in particolare sono oggi qui per parlarvi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Giovani consiglieri dai 10 ai 13 anni, rappresentanti di 6 scuole elementari e medie di Casalecchio, si riuniscono ogni mese per parlare dei problemi e dei temi che maggiormente destano il loro interesse. Le iniziative e i progetti realizzati dal Consiglio sono sempre interessanti e vedono coinvolti i ragazzi, i genitori, gli insegnanti e il centro documentazione pedagogico. Il 20 maggio organizzeranno un mercatino all'insegna del baratto e sono tutti già entusiasti per questa iniziativa. L'idea di non dare un valore in denaro ai giocattoli, ma ripensare al valore affettivo che diamo ai nostri oggetti, è stata lanciata da alcuni consiglieri e accolta a pieni voti da tutto il gruppo. L'incontro del 2 aprile ha avuto come tema principale il riciclaggio dei rifiuti, problematica all'ordine del giorno nel nostro paese che sollecita anche le preoccupazioni dei nostri giovani consiglieri. A Casalecchio partirà infatti dal mese di maggio la raccolta differenziata e anche le scuole parteciperanno attraverso una raccolta specifica a loro adeguata. Abbiamo sentito il parere dei consiglieri Elena Parisi, Giovanna Orefice e Gianmarco Monti della classe 4B delle scuole Garibaldi. Purtroppo, per problemi di audio, è possibile ascoltare solo la voce di Gianmarco. Tu invece come ti chiami? Mi chiamo Gianmarco. E cos'è che impari stando qui insieme agli altri parlando di varie cose? A limitare, a cercare di trattare bene l'ambiente, i problemi che hanno in tutto il mondo. Papà. I vostri compagni vi sembrano interessati? Quando... Sì, ci sono interessati. Ritenete che il Consiglio Comunale possa essere utile? Molto utile. Anche gli adulti hanno un ruolo molto importante nel coordinare il Consiglio, assicurando dialogo e sintonia fra i componenti. Abbiamo chiesto a Gloriana Roveri, ex insegnante e oggi facilitatrice volontaria, quale ruolo assumono gli adulti in questo contesto e l'interesse suscitato nei ragazzi dai temi da loro stessi sollevati. Gli adulti hanno il ruolo di organizzatori di questa esperienza e soprattutto di facilitatori. Siamo in 3 persone al momento che siamo facilitatrici. Io ho questo ruolo ma come volontariato. Conoscendo l'esperienza, l'ho seguita da fuori come insegnante di scuola in tutti questi anni. Adesso invece, non avendo più l'impegno della scuola, mi sono resa disponibile. I ragazzi sembrano tutti interessati a queste attività? Partecipano? Sì, ma non tutti allo stesso livello. Ci sono i più impegnati e quelli che hanno scelto per curiosità di venire in questo gruppo. Però tutti quanti sono stati eletti con delle procedure scelte dalle scuole, sono stati responsabilizzati nel ruolo di rappresentanza e poi a seconda dei loro interessi, delle loro capacità, lì qua tutti possono esserci, possono partecipare, anzi anche al di là delle elezioni. Un gruppo aperto quindi, in cui non ci sono regole rigide ma indicative. 4 rappresentanti per ogni scuola, 2 maschi e 2 femmine e un'elezione che dura 2 anni. Gli argomenti di discussione proposti dai ragazzi stessi danno voce alle loro esigenze e a quelle problematiche che il gruppo ritiene importanti. Viabilità, inquinamento, rapporto fra i generi, bullismo, sono stati questi i temi finora trattati. Quest'anno hanno scelto come argomento il risparmio energetico. A questo proposito abbiamo chiesto a Gloriana quale relazione c'è fra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il progetto Cambieresti, un progetto del Comune di Casalecchio a tutela del risparmio energetico fra le famiglie. La relazione si è creata spontaneamente all'inizio del lavoro di quest'anno, quindi a partire dal mese di dicembre e poi è cominciato questo lavoro nel mese di gennaio, perché quando si è parlato di che cosa avremmo voluto affrontare in questo anno scolastico e i ragazzi hanno posto diversi problemi, poi sono stati votati la maggioranza e quasi all'unanimità ha scelto di parlare delle risorse energetiche.
Il Consiglio parteciperà anche alla festa del Cambieresti, che si terrà presso il centro giovanile di Casalecchio il 17 maggio e aiuterà la buona riuscita del mercato del baratto degli adulti. Dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dal centro giovanile è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!